Perché? Prima non ha mai fatto una cosa del genere. Chiedere la colazione a letto con due uova. Da quando eravamo al City Arts Hotel, quando faceva finta di star male con la voce da sofferente e faceva il pascià per rendersi interessante con la Riordan, vecchia befana, e lui credeva d'essere nelle sue grazie e lei non ci lasciò un soldo, tutte messe per sé e per l'anima sua, spilorcia maledetta. Aveva paura di tirar fuori 4 penny di alcol metilico e sempre a raccontarmi di tutti i suoi malanni. Aveva la mania di far sempre i soliti discorsi di politica, i terremoti e la fine del mondo. Divertiamoci prima, Dio ci scampi e liberi tutti. Se tutte le donne fossero come lei, a sputar fuoco contro i costumi da bagno e le scollature che nessuno avrebbe voluto vedere addosso a lei, si capisce. Dico che era pia perché nessun uomo si è mai voltato a guardarla. Spero di non diventare come lei. Miracolo che non voleva ci si coprisse la faccia. Ma certo era una donna colta. E quelle chiacchiere sul signor Riordan qua e il signor Riordan là. Io dico che è stato felice di levarsela di torno. E il suo cane, che mi odorava la pelliccia e cercava di infilarmisi tra le sottane, specialmente quando... Eppure è questo che mi piace in lui. Così gentile con le vecchie, i camerieri e anche i poveri. E non si vanta di nulla proprio. Ma non sempre. Se mai gli capita qualcosa di grave, è meglio che vadano all'ospedale dove tutto è pulito. Ma io dico, mi ci vorrebbe un mese per cacciargliela in testa, sì. E poi ci sarebbe subito un'infermiera tra i piedi e lui ci metterebbe le radici finché non lo buttano fuori. O una monaca, forse, come quella di quella fotografia oscena che ha, che è una suora come lo sono io. Sì, perché sono così deboli e piagnucolosi quando sono malati. Ci vuole una donna per farli guarire. Se gli sangue nel naso, c'è da credere che sia un dramma in piena regola. E quell'aria del moribondo, scendendo dalla circolare sud, quando s'era slogato una caviglia alla festa della corale di Monte Pan di Zucchero. Il giorno che avevo quel vestito, Mistak gli portò i fiori, i peggio che aveva trovato, appassiti in fondo al paniere. Cosa non avrebbe fatto per entrare in camera di un uomo? Con quella voce da zitella cercava di immaginarsi che stesse morendo per amor suo. Non più mai rivederti! Benché avesse l'aria più da uomo con la barba un po' lunga a letto. Papà era lo stesso. Comunque, detesto fasciarlo e dargli medicine. Come quando si tagliò il dito del piede col rasoio a spuntarsi i calli. Paura d'un avvelenamento del sangue. Ma se fossi io, per esempio, ad ammalarmi, allora vorrei vedere un po'. Solo che la donna lo nasconde, si capisce, per non dare tante seccature come loro. Sì. Ha fatto qualcosa in qualche posto. Me ne accorgo dall'appetito. Comunque non è amore. Se no, non mangerebbe per pensare a lei. Così. O è stata una di quelle nottambule, se è davvero laggiù che è stato. E quella storia dell'albergo. Ha inventato un sacco di bugie per nascondere i suoi maneggi. Chi ho incontrato? Ah sì, ho incontrato, te lo ricordi? Menton. E chi altri? Guardiamo un po'. Quella faccia da bambinone. L'ho visto, e lui, che non era sposato da molto, a fare il pollo con una ragazzina al Miriorama di Poole. E gli ho voltato le spalle quando lui se la svignava con l'aria colpevole, poco male.
ha avuto la faccia tosta di farmi la corte una volta, ben gli sta. Bocca irresistibile, occhi sporgenti, di tutti gli imbecilli che ho trovato. E lo chiamo il procuratore. Cioè, che io non posso soffrire battibecchi a letto. Oh, se non è questo, magari qualche puttanella o roba simile, raccattata vatta alla pesca dove, o pescata di nascosto. Se lo conoscessero come lo conosco io. Sì, perché avanti ieri si ribacchiava qualcosa, una lettera, quando entrai nella stanza di fronte per i fiammiferi, per fargli vedere la morte di Dignam nel giornale. Come se me l'avesse detto l'uccellino, e lui la coprì con la carta assorbente, facendo finta di pensare al lavoro, e probabilmente stava pensando a qualcuno di quelle che crede di aver trovato l'America con lui, perché tutti gli uomini diventano così alla sua età, specialmente sui 40 come lui, in modo da pappargli quanti più soldi possibile. Non c'è peggior sciocco di un vecchio rimbambito. E poi il solito bacio sul mio sedere, tutto per nascondere. Non me ne importa un fico secco con chi lo fa o chi aveva conosciuto prima in quel modo. Però mi piacerebbe sapere qualcosa, purché non ce le abbia tutte e due sotto il naso tutto il tempo, come quella troia. Quell'America che avevamo ad Ontario Terras, col culo finto e imbottito per eccitarlo. È già abbastanza sgradevole sentirgli addosso l'odore di quelle donnacce truccate. Una o due volte mi è venuto il sospetto, facendolo avvicinare quando trovai quel capello lungo sulla giacca, senza contare le volte che sono arrivata in cucina e lui faceva finta di bere dell'acqua. Una donna non gli basta mica a loro. Tutta colpa sua, si capisce. Seduce le serve e poi propone di farle mangiare a tavola con noi a Natale. Ma per favore. Oh no, grazie tante. A casa mia no. Mi rubava le patate e le ostriche. A due scellini e 6 pence la dozzina. Andava fuori per far visita alla zia. Ve lo dico io, una volgare ladruncola e nient'altro. Ma io ero sicura che c'era del tenero tra loro. Ci voglio io per scoprire queste cose. Lui diceva, non hai prove. Era lei la prova. Oh sì. Sua zia andava matta per le ostriche, ma le dissi in faccia quello che pensavo. Mi trovava delle scuse per farmi uscire, per restare solo a casa con lei. Io non mi abbassavo davvero a spiarli. Le giarrettiere che trovai nella sua stanza quel venerdì che era fuori. Mi bastava questo anche troppo. E si cambiarono i connotati della rabbia quando gli detti 8 giorni. Ci pensai io. Meglio farne a meno del tutto. Le camere le faccio io, più alla svelta. Non fosse quella maledetta cucina e vuotare le immondizie. In ogni modo, gli diedi la scelta. O fuori lei o fuori io. Non lo potevo neanche toccare. A pensare che era stato con quella sporca bugiarda, faccia di bronzo e una sciattona come quella. Che me lo negava in faccia, cantando dappertutto, anche nel cesso, perché sapeva che aveva le spalle ben protette. Sì, lui non può farne meno per molto tempo, così bisogna che lo faccia dove gli capita. E l'altra volta me lo scaricò di dietro, quando fu? Ah sì! La notte che Boylan mi dette quella stretta di mano lungo la tolca. Una mano si infila nella mia. Io non feci che premere sul dorso della sua, così col pollice, per rendere la stretta, così, cantando la prima luna di maggio, lei raggiante d'amore.
l'idea che tra noi due non è così sciocco. Disse: pranzo fuori e vado al teatro Gaiety, però non intendo darti la soddisfazione in tutti i casi. Dio sa com'è diverso con lui e come smetter di portare lo stesso vecchio cappello. A meno che io non paghi qualche bel ragazzino per farlo, mica lo posso fare da sola. Gli piacerei a uno molto giovane, gli farei girare la testa se fosse qua. Gli farei vedere le giarrettiere, quelle nuove, e lo farei diventare rosso a guardarlo, sedurlo. So quel che provano i ragazzi con quei quattro peli sulle gote, sempre a tirarselo e maneggiarselo per ore e ore. Domanda e risposta: lo faresti questo e quest'altro ancora, col carbonaio, sì, con un vescovo, sì, senz'altro, perché gli avevo detto di quel decano vescovo seduto accanto a me nei giardini del tempio ebraico quando lavorava a Maglia a quel golfino. Era uno nuovo di Dublino: che posto è questo e cos'è quell'altro, eccetera. Quei monumenti, e mi ha seccata con le statue. Incoraggiarlo, farlo peggiore di quel che è. Chi hai in mente? Di un po', a chi pensi? Chi è? Dimmi il nome. Di chi? Dimmi chi è. L'imperatore di Germania? Sì, immagina io sia lui. Pensateci. Lo sentite? Sta cercando di far di me una puttana. Non ce la farà mai. Dovrebbe piantarla ora, a questa verde età. È una rovina per la donna e non c'è soddisfazione far finta di godere finché non viene. E allora io finisco per conto mio, alla belle meglio. E questo lavoro ti fa sbiancare le labbra. Comunque, ora è finita, una volta per tutte. Per quanto la gente ne parli, è solo la prima volta. Dopo non c'è più gusto. Ordinaria amministrazione. Lo fai senza pensarci sopra. Perché non si può dare un bacio a un uomo senza sposarselo prima? That was a relief. Wherever you be, let your wind go free. Who knows if that pork chop I took with my cup of tea after was quite good. With the heat, I couldn't smell anything off it. I'm sure that queer-looking man in the pork butcher's is a great rogue. I hope the lamp is not smoking. Fill my nose up with smuts. Better than having him leaving the gas on all night. I couldn't rest easy in my bed in Gibraltar, even getting up to see. Why am I so damn nervous about that? Though I like it in winter, it's more company. Oh Lord, it was rotten cold too that winter when I was about 10. Was I? Yes. I had the big doll with all the funny clothes, dressing her up and undressing. That icy wind skeeting across from those mountains, the something Nevada, Sierra Nevada, standing at the fire with the little bit of a short shift I had up to heat myself. I loved dancing about in it, then make a race back into bed. I'm sure that fellow opposite used to be there the whole time watching, with the lights out in summer and I in my skin hopping around. Oh, I used to love myself then, stripped at the washstand, dabbing and creaming. Only when it came to the chamber pot performance, I put out the light too. So then, there were two of us. Goodbye to my sleep for this night anyhow. I hope he's not getting in with those medicals, leading him astray to imagine he's young again, coming in at 4 in the morning it must be, if not more. Still, he had the manners not to wake me. What do they find to gabber about all night? Squandering money and getting drunker and drunker? Couldn't they drink water? Then,
He starts giving us orders for eggs and tea and finny haddock and hot buttered toast. I suppose we'll have him sitting up like the king of the country, pumping the wrong end of the spoon up and down in his egg, wherever he learned that from. And I love to hear him falling up the stairs of a morning with the cups rattling on the tray, and then play with the cat. She rubs against you for her own sake. I wonder how she flees. She's as bad as a woman, always licking and lecking. But I hate their claws. I wonder, do they see anything that we can't? Staring like that when she sits at the top of the stairs so long and listening as I wait always. What a robber too. That lovely fresh place I bought. I think I'll get a bit of fish for tomorrow. Or today, is it? Friday? Yes. I will, with some blancmange, with black currant jam like long ago. Not those 2-pound pots of mixed plum and apple from the London and Newcastle. Williams and Woods goes twice as far. Only for the bones. I hate those eels. Cod? Yes, I'll get a nice piece of cod. I'm always getting enough for three, forgetting. Anyway, I'm sick of that everlasting butcher's meat from Buckley's. Loin chop and leg beef and rib steak and scrag of mutton and calf's pluck. The very name is enough. Or a picnic. Suppose we all gave 5 bob and let him pay it and invite some other woman for him. Who? Mrs. Fleming. And drove out to the Furry Glen or the Strawberry Beds. We'd have him examining all the horse's toenails first, like he does with letters. No, not with Boyle in there. Yes, with some cold veal and ham mixed sandwiches. There are little houses down at the bottom of the banks there, on purpose. But it's as hot as blazes, he says. Not a bank holiday. I hate those Ruck of Mary Ann coal boxes out for the day. Whit Monday is a cursed day too. No wonder that be bitten. Better at the seaside. But I'll never again in this life get into a boat with him. After at Bray, telling the boatman he knew how to row. If someone asked, could he ride the steeplechase for the Gold Cup, he'd say yes. The night I was sure I heard burglars in the kitchen, and he went down in his shirt with a candle and a poker, as if he was looking for a mouse. As white as a sheet, frightened out of his wits, making as much noise as he possibly could for the burglar's benefit. There isn't much to steal, indeed, the Lord knows. Still, it's the feeling. Especially now, with Millie away. Such an idea for him to send the girl down there to learn to take photographs on account of his grandfather, instead of sending her to Skerry's Academy, where she'd have to learn. Not like me getting all at school. Only he'd do a thing like that, all the same on account of me and Boylan. That's why he did it, I'm certain. The way he plots and plans everything out. I couldn't turn round with her in the place lately, unless I bolted the door first. Gave me the fidgets coming in without knocking first. When I put the chair against the door just as I was washing myself there below with the glove. Get on your nerves than doing the log lady all day. Put her in a glass case with 2 at a time to look at her. He knew she broke off the hand off that little gimcrack statue with her roughness and carelessness before she left. Then I got that little Italian boy to mend so that you can't see the join for 2 shillings. Wouldn't even team the potatoes for you. Of course, she's right not to ruin her hands. I noticed he was always talking to her lately at the table.
explaining things in the paper, and she pretending to understand. Sly, of course, that comes from his side of the house. He can't say I pretend things, can he? I'm too honest, as a matter of fact. And helping her into her coat. But if there was anything wrong with her, it's me she'd tell, not him. Suppose he thinks I'm finished out and laid on the shelf. Well, I'm not. No, not anything like it. We'll see. We'll see now. She's well on for flirting too with Tom Devon's two sons, imitating me, whistling with those romps of Murray girls, calling for her. Can Millie come out, please? She's in great demand to pick what they can out of her. Round in Nelson Street, riding Harry Devon's bicycle at night. It's as well he sent her where she is. She was just getting out of bounds, wanting to go on the skating rink and smoking their cigarettes through their nose. I smelt it off her dress when I was biting off the thread off the button I sewed onto the bottom of her jacket. She couldn't hide much from me, I tell you. Only I oughtn't to have stitched it knit upon her. Brings a parting, and the last plum pudding too split in two halves. See, it comes out, no matter what they say. Her tongue is a bit too long for my taste. Your blouse is open too low, she says to me. The pan calling the kettle black bottom. And I had to tell her not to cock her legs up like that on show on the windowsill before all the people passing. They look at her like me when I was her age. Of course, any old rag looks well on you then. Simon Dedalus, anche lui arrivava sempre mezzo sbronzo. Cantava per prima la seconda strofa, il vecchio amore e il nuovo, era nel suo repertorio. Dolce cantava la fanciulla del bianco spin sul ramo. Era sempre pronto a fare il pollo, poi, quando cantai con lui Maritana al concerto privato da Freddie Mayer. Aveva una voce formidabile, gradevolissima. Febi mia, addio, dolce amor, la cantava non come Bartel d'Arcy, dolce, mor, addio. Però era solo un dono di natura quella voce, non c'era arte, ti veniva addosso come una doccia calda. Maritana, fior selvaggio, cantammo magnificamente però, era un po' alta per il mio registro, benché trascritto. E lui era sposato a quel tempo con May Goldwyn. Ma diceva o faceva sempre qualcosa che rovinava tutto. Ora è vedovo. Chissà che tipo è il figlio. Dice che scrive e che farà il professore di italiano all'università. E io devo prendere lezioni. A cosa mira adesso? Fargli vedere la mia fotografia. Non è una delle migliori. Avrei dovuto posare drappeggiata, è sempre di moda. Però sembro giovane. Chissà, poteva addirittura regalargliela. E anche me, dopo tutto, perché no? Lo vidi che andava in carrozza alla stazione di Kingsbridge col padre e la madre. Io ero in lutto. Ora sono 11 anni. Sì, lui doveva avere 11 anni. Che bisogno c'era di prendere il lutto per uno che non era proprio nulla per noi? E lui a insistere. Si metterebbe in lutto anche per il gatto. Direi che ora deve essere un uomo fatto. A quell'epoca era un ragazzo innocente, un bel figliolo con quel vestito da Lord Fauntleroy e i capelli a ricciolini come un principino azzurro. E anche quando lo vidi da Matt Dillon, so che gli ero piaciuta, mi ricordo, a tutti piaccio. Per Bacco. Sì, aspetta un momento. Parlavano di lui le carte stamattina, quando ho fatto l'oroscopo. Unione con un giovane estraneo, né bruno né biondo, già conosciuto prima. Credevo che volesse dire lui. Ma lui non è un pulcino e neanche un estraneo. E poi avevo il viso voltato dall'altra parte.
Qual era la settima carta dopo quella? Il 10 di picche. Un viaggio via terra. Dopo c'era una lettera in arrivo, e qualche maldicenza, le tre regine e l'otto di quadri. Successo nel bel mondo. Sì, un attimo. È uscito tutto. E i due otto rossi vestiti nuovi. Guardate un po', non ho sognato anche qualche altra cosa. Sì, c'era qualcosa sulla poesia. Spero che non abbia lunghi capelli unti sugli occhi o tutti ritti come un pelle rossa. Perché mi vanno in giro in quel modo? Solo per farsi ridere dietro loro e la loro poesia. Mi è sempre piaciuta la poesia. Da ragazzina dapprima pensavo che lui fosse un poeta come Byron. Ma non ce n'era nemmeno un briciolo in lui. Me lo immaginavo tutto in un altro modo. Mi domando se non è troppo giovane. Ne deve avere, vediamo, 88. Mi sono sposata nell'88, Milli compiuti 15, ieri 89. Che età aveva al tempo dei Dillon? 5 o 6 anni circa. 88, ora direi ne debba avere 20 o forse di più. Non sono troppo vecchia per lui se ne ha 23 o 24. Spero che non sia il solito tipo di studente universitario che si dà arie. No, altrimenti non sarebbe sceso con lui nella vecchia cucina a prendere il cacao a Eps e a chiacchierare. Naturalmente faceva finta di capir tutto. Probabilmente gli ha detto che era di Trinity College. È molto giovane per essere professore. Speriamo non sia un professore come Godwin. Era professore diplomato in libagioni. Scrivono tutti di qualche donna nelle loro poesie. Beh, credo che non ne troverà molte come me. Dove dolce sospira d'amore la lieve chitarra, dove la poesia è nell'aria, l'azzurro mare, la luna brilla. Sì, bella. Tornando indietro con l'ultimo vaporetto da Tarifa, il faro alla punta d'Europa. La chitarra, con che sentimento la suonava quel tale. Forse non ci tornerò mai più. Tutte facce nuove. Due fulgi di occhi celava l'inferriata. La canterò per lui. Sono i miei occhi. Se ho un poeta sul serio, due fulgi di occhi neri, come l'amor la stella. Sono proprio belle quelle parole, come d'amor la giovin stella. Sarebbe un bel cambiamento, lo sai Dio. Avere una persona intelligente per parlare di se stessi, non doverlo star sempre a sentire. Oh, che casino! Se fosse tutto qui il male che facciamo in questa valle di lacrime, lo sai Dio che non è un granché. Tutti lo fanno, solo che non si fanno vedere. Mi sa che è per questo che ci stanno le donne. Oppure lui non ci avrebbe fatto così attraenti per gli uomini. Poi, se vuole baciarmi il culo, mi spalancherò le mutande e glielo sbatto in faccia verso com'è. Mi ci può infilare dentro la lingua per 7 miglia già che c'è. Visto che sarà la mia parte scura, gli dico che voglio una stellina o magari 30 scellini. Gli dirò che voglio comprarmi la biancheria intima. E se me li dà? Beh, non sarà così cattivo. Non glieli voglio spillare come fanno tutte le altre. Avrei potuto benissimo scrivermi più di una volta un pedassegno, metterci il suo nome per un paio di stelline quando si è dimenticato di chiudere la chiave. Poi non le spende mai. Lo farò venire sul culo, perché non mi sporchi un tabellone. Con lui non c'è niente da fare. Farò l'indifferente. Una o due domande. Lo capisco dalle risposte, quando è così non si riesce a trattenere. Lo conosco a menadito. Stringerò bene il culo e mollerò qualche parolaccia. Snasa il culo, e ne cammina a merda. Ho la prima pazzia che mi tiene in testa.
Poi gli suggerisco di... Sì, un momento, mi vedo. Ora tocca a me. Sarò allegra e tranquilla su questa cosa. Ma mi scordavo. Questo accidente di sangue del diavolo. Non si sa se ridere o piangere. Siamo un bel misto di me e le Susine. No, io dovrò mettere la piancheria vecchia. Tanto meglio. Sarà più stuzzicante, non saprà mai se è lui che l'ha fatto oppure no. Ecco, il primo vecchio straccio che mi capita per te va bene. E poi lo pulirò di dosso con un pezzo di me. E poi uscirò e lascerò a guardare il soffitto. Ora dove è andata? Così mi viene voglia di me. Dove non guardo? Che bestiale. Mi dà l'idea che in Cina si stanno alzando a quest'ora e si pettinano i codini per la giornata. Tra poco le monache suoneranno l'Angelus. Non c'è nessuno che vada a disturbare il rosso e se non vuole il prete per funzione di natura. La sveglia dei vicini al primo chicchi ti fa uscire di cervello con tutto quel casino. Guardiamo un po' se riesco a addormentarmi. Uno, due, tre, quattro, cinque. Che razza di fiori sono quelli che hanno inventato? Quelle stelle. La carta da tarate di Lombard Street era molto più carina. Quel grembiule che mi ha dato era così. Solo che l'ho portato solo due volte. Meglio abbassare la lampada e provare ancora. Così mi alzo presto. Voglio andare da Annie. Là vicino a Fendetta per farmi mandare dei fiori da mettere per casa nel caso lo porta qui domani. Cioè oggi, no? O venerdì. No, porta male. Voglio fare un po' di pulizia. La polvere sembra che sa mucchi mentre dormo. Poi un po' di musica e quella sigaretta. Posso accompagnarlo prima. Devo pulire i tasti del piano con il latte. Cosa mi devo mettere? Porterò una rosa bianca. Ho quelle briochine di Lipton. Mi piace l'odore di un bel negozio di lusso a 7,5 penny la libra. Ho quelle altre ciliegine con zucchero rosa. 11 pence, un paio di libre. E poi una bella piantina in mezzo alla tavola. Si trova a buon prezzo. Un momento, dove le ho viste? Non è mica molto. I fiori mi piacciono. Vorrei che la casa traboccasse di rosa. Dio del cielo, non c'è niente come la natura. Le montagne selvagge, poi il mare, le onde galoppanti, poi la bella campagna con i campi d'avene, di grano, ogni specie di cose e tutti quei belli animali in giro. Ti farebbe bene al cuore vedere fiumi, laghi, fiori e ogni specie di forme, odori e colori che spuntano anche dai fossi. Primule e violette. E questa è la natura. E quelli che dicono che non c'è un Dio, non darei un soldo bucato per tutta la loro sapienza. Perché non provano loro a creare qualcosa? E lo chiesto spesso, gli atei o come diavolo si chiamano, vadano e si lavino un po' prima. E poi strillano per avere il prete quando stanno per morire. E perché? Perché? Perché hanno paura dell'inferno. Perché hanno la loro coscienza sporca. Ah, sì, li conosco bene. Chi è stato il primo dell'universo prima che ci fosse qualcun altro che ha fatto tutto? Chi? Ah, non lo sanno. E nemmeno io. Eccoci. Tanto vale che cerchino di impedire che domani sorga il sole. Splende per te. Disse lui quel giorno che eravamo stesi tra i rododendri sul promontorio di Hove, con quel suo vestito di tweed grigio e la paglietta, il giorno che gli feci fare la dichiarazione. Sì, prima gli passai in bocca quel pezzetto di biscotto all'anice e era un anno bisestile, come ora. Sì, 16 anni fa. Dio mio, dopo quel bacio così lungo non avevo più fiato. Sì, disse che ero un fiore di montagna. Sì, siamo tutti fiori, allora un corpo di donna. Sì, è stata una delle poche cose giuste che ha detto in vita sua. E il sole splende per te oggi. Sì, perciò mi piacque. Sì, perché vedi che capisci.
capivo e non sentiva cos'è una donna. E io sapevo che me lo sarei rigirato come volevo. E direi quanto più piacere potevo per portarla a quel punto finché non mi chiese di dirti sì. E io da principio non volevo rispondere. Guardavo solo in giro il cielo e il mare, pensavo a tante cose che lui non sapeva, di Malvi e di Mr. Stanhope, Esther, papà, il vecchio capitano Groves, i marinai che giocavano al piattello e alla cavallina, come dicevano loro, sul molo, e la sentinella davanti alla casa del governatore, con quella cosa attorno all'elmetto bianco. Povero diavolo, mezzo arrostito. E le ragazze spagnole che ridevano nei loro scialli e quei pettini alti e le aste. La mattina, e i greci, gli ebrei e gli arabi, e il diavolo chissà altro da tutte le parti d'Europa, Duke Street, il mercato del pollame, un gran pigolio davanti all'Arbisciano, e i poveri asinelli che inciampavano mezzo addormentati, gli uomini avvolti nei loro mantelli addormentati all'ombra, sugli scalini, e le grandi ruote dei carri, dei tori, e il vecchio castello, vecchio di Milano. Sì, e quei tre minori, tutti in bianco e turbati come re, che ti chiedevano di metterti a sedere in quei loro buchi di botteghe, e ronda le vecchie finestre delle posadas, fulge di occhi celava l'inferriata, perché il suo amante baciasse le sbarre, le gargotte, mezzo aperte la notte e le nacchere. La notte che perdemmo il battello ad Algeciras, la sentinella faceva il giro con la sua lampada e quel pauroso torrente laggiù in fondo, il mare, qualche volta cremisi come il fuoco, e gli splendidi tramonti e fichi nei giardini dell'Alameda. Sì, e tutte quelle stradine curiose, le case rose, le azzurre, le gialle, e i roseti, i gelsomini, i gerani, i cactus e gibilterra. Da ragazza, dove ero un fior di montagna, sì. Quando mi misi la rosa, i capelli, come facevano le ragazze andalusi. Ne porterò una rossa, sì. E come mi baciò sotto il muro moresco. Io pensavo, beh, lui ne vale un altro. E poi gli chiesi con gli occhi di chiedere ancora. Sì. E allora mi chiese se io volevo. Sì. Dire di sì. Mio fiore di montagne, per prima cosa gli misi le braccia intorno. Sì. Me lo tirai addosso in modo che mi potesse sentire il petto tutto profumato. Sì. Il suo cuore batteva come impazzito e sì, voglio, sì.